Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi parlerò delle scale pentatoniche e del loro utilizzo all'interno degli accordi. La prima cosa che bisogna fare è imparare una diteggiatura della scala pentatonica maggiore e una diteggiatura della scala pentatonica minore. Per la pentatonica maggiore utilizzeremo una forma che si muove in orizzontale. Utilizzeremo la pentatonica maggiore di Do. Do, Re, Mi, So, La. Do. Ripeto, Do, Re, Mi, Sol, La, Do. Ovviamente questa pentatonica la impareremo e la sposteremo lungo il manico a piacimento, quindi dalla pentatonica maggiore di Do possiamo un tono avanti ottenere quella di Re. Quella di Mi. La stessa formula funziona a partire dalla sesta corda, mantenendo la distanza sempre uguale fra le note. Questa è quella di Sol. Questa è la pentatonica maggiore di Fa. Questa di La, per esempio. L'invito è quella di provare questa diteggiatura e di spostarla lungo il manico per prendere confidenza con le varie toniche. Per quanto riguarda invece la pentatonica minore, utilizzeremo una forma in verticale. Per esempio, facciamo la pentatonica minore di La sul quinto tasto dalla sesta corda. Le note sono La, Do, Re, Mi, Sol, La. Anche questa forma si può spostare lungo il manico, quindi pentatonica minore di Sol. Stessa diteggiatura, mi raccomando. Di Fa, di Si. La stessa forma funziona se la spostiamo sulla quinta corda. Pentatonica minore di Do, quinta corda, terzo tasto, stessa forma. Di Re, di Mi, eccetera, eccetera. Adesso utilizzeremo le forme che abbiamo visto della pentatonica maggiore e minore all'interno di un giro di accordi. Prendiamo come esempio un giro in Do maggiore per semplificare la cosa. E gli accordi sono Do maggiore, Sol maggiore, La minore e Fa maggiore. Andiamo a inserire le scale. Sul Do maggiore utilizzeremo la pentatonica di Do maggiore. Sul Sol maggiore, ovviamente quella di Sol. Sul La minore utilizzeremo la forma in verticale che abbiamo vista prima, quindi della pentatonica minore. E sul Fa maggiore, nuovamente la pentatonica maggiore. Facendo pratica con questo sistema impariamo le note sul manico molto meglio e ci possiamo divertire ad inserire riff all'interno degli accordi, quindi di essere molto più specifici nell'improvvisazione. Per esempio, potete fare un sacco di cose. Sicuramente utilizzeremo le scale pentatoniche in una maniera più specifica, quindi all'interno dell'accordo, evitando di utilizzare una pentatonica sola che vada bene per tutti e quattro
gli accordi. Non che non si faccia, non che sia un metodo sbagliato utilizzare una scala su quattro accordi, ma ritengo che sia molto, diciamo, più specifico appunto inserire la pentatonica giusta sull'accordo. Bene, spero di esservi stato d'aiuto e di avervi dato un buon consiglio e niente, al prossimo video. Ciao ragazzi!